Scusate, sapete dirmi cos'è questo rumore? Speak English. Do you know what is this noise? Can't you hear this noise? Noise. Come quella volta che ho fatto finta di essere studente alle scuole superiori. Buongiorno ragazzi, allora siamo qua a scuola il primo giorno. Oh, scusa, volevo chiedere se siete andati da qualche parte durante le vacanze, non so, all'estero. Ora siamo qua a scuola il primo giorno. Lo sentite anche voi questo rumore? Pronto? Ciao, parlo con me stesso? Rumore. Sì, ciao. Di cavalli che corrono. C'è un rumore. Di cavalli che corrono. Sta arrivando la cavalleria. Contesti e situazioni. Allora te lo regalo, dai. Ti regalo la cavalleria. Grazie. Hanno fatti altri? Dei disegni? Sì, vuoi vederli? Sì. Ora so per disegnare bene, sì? Non sono capace. Beh, ma si può imparare, non è difficile. Adesso andrò a intervistare queste ragazze per chiedere come sono andate le vacanze. Trazione in cui controlliamo la qualità audio di questa ripresa in uno spazio aperto dove i rumori potrebbero essere disturbati da situazioni particolari come appunto la gente che parla o altrimenti il vento, l'aria, oppure la caduta di qualche foglia. Sono andate bene. Andate bene, siete andate in spiaggia? Sì, diciamo che con questo tempo non è che si poteva tanto andare in spiaggia. Sì, ma in tutta l'estate. Ma tu sei autodidatta o hai studiato? No, io adesso sto lavorando all'Accademia di Belle Arti. Si spiega tutto. Però, diciamo... È una passione. Sì, questo erano degli studi del volto, di anatomia, così. Questo in realtà è fatto velocemente giusto per avere un'idea. Queste sono tutte le espressioni particolari. Io comunque vado in giro a fare i video per la strada e diciamo la mia idea è mettere arte. Sì, a livello! Non dimentichiamo di me. Vale. Grazie mille del vostro aiuto. Spero che accetterete se posso pubblicare questo video sul mio canale YouTube. Sì. Perfetto. Allora intanto spengo, sennò mi si scarica la... Molto interessante. E l'amore di Roma. Catch you in a bit.